esagerato affermare che Usseglio, il comune di 200 abitanti al culmine della Valle di Viù, abbia ormai raggiunto una fama nazionale grazie alla mostra della Toma di Lanzo che si tiene nel mese di luglio. Ma qui, ai piedi di alcune delle più celebri vette delle Alpi Graie, le attrattive sono molte, 12 mesi l'anno, dalle escursioni estive in quota al relax in riva al lago di Malciausia o negli alpeggi. Si può persino ammirare il cielo stellato accomodandosi nelle Starbucks, l'ultimo grido in fatto di turismo all'aria aperta. Pier Mario Grosso, sindaco di Usseglio, che cosa c'è da vedere qua d'estate? Allora, intanto dico già subito dove si trova Usseglio. Usseglio si trova nelle Valle di Lanzo, la più meridionale delle tre valli che è formata, la Valle di Viù, a 1250 metri. È un posto bellissimo, situato su un pianoro, adatto a tutte le persone che vogliono, che amano la montagna, sia gli anziani che i giovani, perché gli anziani è un posto pianeggiante, come ho detto, è adatto a tutte le età. E per i giovani c'è moltissimi sport da praticare, tra le quali trekking, percorsi con le biciclette, a piedi, abbiamo moltissimi sentieri, abbiamo un bellissimo campo da calcio per i raduni delle squadre, delle società minori o anche di serie B, di serie A. E poi c'è una gastronomia eccezionale che si mangia eccezionalmente bene nei nostri locali. Il lago di Malciausia è una grande risorsa naturalistica, quest'anno come sarà valorizzata e soprattutto ci sarà una regolamentazione? Certo, il lago di Malciausia è molto ambito dai torinesi che vogliono venire la domenica, il sabato per prendere dell'aria buona. Purtroppo stiamo cercando di fare un parcheggio prima di Malciausia per togliere completamente le macchine da attorno al lago. Comunque da quest'anno tutti i giorni si pagherà per avere un turismo più efficiente che più rispettoso dell'ambiente. Per due weekend di luglio la Mostra della Toma che ritorna, un invito ai torinesi e a tutti i piemontesi a venire ad Usseglio. Siamo dovuti partire molto in ritardo perché non si sapeva se si poteva fare. Si punterà in modo particolare sull'ambiente, sul territorio e si cercherà di valorizzare i prodotti locali. In questa Valle di Viù in particolare, che tipo di turismo e di accoglienza trova il cittadino che viene a trovarvi, che viene a visitarvi? Attività sportive come l'escursionismo, il bike, l'arrampicata sportiva e tante altre attività, tutte fatte per un turismo sostenibile, una montagna che si propone al turista per rimanere tale quale, una montagna incontaminata. Parliamo di famiglie, che cosa offrite a chi ha dei bambini anche piccoli? Le famiglie da sempre sono amanti delle Valli di Lanzo, quindi i bambini hanno la possibilità di fare diverse attività, di fare camminate, di fare attività, per esempio qua a Usseglio c'è un mini golf, ci sono dei parchi giochi, ci sono tutte attività comunque basate sulla sostenibilità dell'ambiente e molto adatte alle famiglie. E poi l'escursionismo, i rifugi, non dimentichiamo che siamo veramente a due passi da Rocciamelone, da cime importanti. Sì, siamo a due passi da cime importantissime. Pensate che Rocciamelone nelle classifiche americane è una delle 10 montagne più importanti del mondo perché è stata la prima ad essere scalata da un essere umano dove c'è una traccia scritta, quindi Rotario d'Asti nel 1300. Quindi abbiamo cime importanti, abbiamo cime famose. Quindi anche l'arrampicatore, anche l'alpinista può trovare le sue soddisfazioni, abbiamo ambienti di alta quota bellissimi, ma anche in bassa quota si può trovare veramente sempre tutto l'anno una possibilità di fare escursionismo. Tra l'altro adesso abbiamo messo in piedi con la Regione Piemonte tutto un sistema di circuiti escursionistici, gli itinerari di lunga percorrenza della Regione Piemonte che saranno attivi, anzi sono già attivi, ma saranno resi più visibili attraverso una promozione che attraversano tutte le Valli di Lanzo.